Le fatine ci stanno offrendo uno spettacolo meraviglioso. Oh, vorrei tanto sapere cosa stanno festeggiando, tesoro. C'è già guizzo, saetta, cometa e schianto, tuono, cupido, ballerino e lampo. Ma ricordi già la più nota renna che è qua? Che ne dici di Rudolf? Credo sia un nome delizioso, è perfetto. E sembra che piaccia anche a lui. Vieni da papà, Rudolf. Avanti. Coraggio, Rudolf. Puoi farcela, tesoro. Salute. C'è già guizzo, saetta, cometa e schianto, tuono, cupido, ballerino e lampo. Ma ricordi già la più nota renna che è qua? Rudolf dal naso rosso, che è lucente più che mai. Se poi lo guardi bene, tu puoi dire splende assai. Tutti gli danno addosso, sfottono quel naso in su. Ai giochi delle renne non parteciperà più. Ma una notte di foschia Babbo Natale fa, hey! Con quel naso luce dai, la mia slitta guiderai. E tutti lo ameranno, l'allegria riporterà. Rudolf dal naso rosso alla storia passerà. Rudolf dal naso rosso alla storia passerà. E noi viviamo qui, Rudy, nel villaggio di Babbo Natale. Ah.
Questa è Neve. La chiamiamo così. Neve? Esatto, è soffice e fredda. Neve! Mizia, gli è successo di nuovo. Non capisco quale sia il problema. Il problema è che i nasi non dovrebbero brillare. Davvero? E chi lo dice? Ciao, Lampo! Oh, salve, no, Mizia. Proprio adesso. Che piacere. Come andiamo? Bene, grazie. Allora, dov'è il vostro cucciolo? Ecco... Non mi dire che ti vergogni di tuo figlio. Avanti. Vieni fuori, Rudolf. Mm-hmm. Rudolf, saluta i tuoi zii. Cometa, Cupido e Guizzo. Neve! Cucci, cucci, cucci! Ma guardate che tipetto simpatico! Tale quale al padre. Ma che succede? Il naso è rosso e luminoso. Incredibile, non ho mai guardate visto niente come del genere. Oh, è vero, è piuttosto singolare. Ma avrà qualche malattia contagiosa? Non è il caso di allarmarsi, è solamente un'allergia. Portiamolo a casa, Mizia. Garantisco che sfiderò la prima renna che si permetterà di fare battutacce sullo strano naso di nostro figlio. Non è strano, è bellissimo. Ed è perfetto così com'è. Hai assolutamente ragione. Guardate il mio tesoro, non merita tripudi, ha il manto tutto d'oro lui, io lo chiamo Rudy. È un tipo intraprendente e svelto intelligente. Di certo prenderà la forza del papà. E Babbo Natale di lui si fiderà. E quando sarà grande la sua slitta guiderà. Ma sarà, si verò con quel naso che farà. È unico e splendente, un'indubbia qualità. Si verò con quel naso che farà. Guardate il mio tesoro, sgambetta tutto il giorno, è forte come un toro lui, è bello averlo intorno. A volte è un ciclone, ma sarà un campione. Sbagliando proverà le sue capacità. È buono e non tartaglia, ma un dubbio mi attanaglia. Col naso che è un fanale, lo tratteranno male. Farà qualche capriola coi compagni della scuola. E ammetteranno che a quel certo non so che ci vuole un paralume che ne elimini il barlume. Quel naso va oscurato, chi lo guarda è accecato. Ma sarà, sì però con quel naso come fa? È soltanto un po' lucente, ma crescendo cambierà. Sì però cosa mai diventerà? Un bel lampo sfluorescente niente. Sì però, che farà con quel naso rosso e grosso che lui ha? Risplenderà! E brillerà! Ci aiuterà! Con umiltà! Con quel naso noi ci salverà! Va bene, adesso basta! Lo spettacolo è finito! Oh, ciao, Baldo! Ciao, Druso! È arrivata qualche lettera oggi per Babbo Natale? Fatemi controllare. Oh. Una! Due! E tre! Mi correggo, 3333. Se giochiamo bene le nostre carte, potremmo avere una promozione anche prima del previsto. E non saremmo più costretti a fare su e giù per raccogliere la posta. Dei folletti eccezionali come noi sono sprecati per questo lavoro.
potremmo essere promossi al reparto fabbricazione. Lì sì che si divertono. Ah, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Attraversare il ponte di Tormentilla mi fa sempre venire la pelle d'oca. A chi lo dici? Ah, rallenta, Baldo, stai correndo un po' troppo. C'è qualcosa che non va. Oh, ah, direi che siamo in difficoltà. Lo vedo. Oh, non ho più il controllo. Ah, quanto mai l'hai avuto? Ah! Oh no! Guarda come abbiamo ridotto il giardino della regina Tormentilla! Che dici? Le lasciamo un bigliettino? Ma che idea geniale! Così saprà subito che siamo stati noi a distruggerglielo! Mi è volato via il cappello! Meglio darsela a gambe se non vuoi che volino via anche le nostre teste! Benvenuto alla fabbrica di giocattoli di Babbo Natale, Rudolph. Noi fabbrichiamo tutto l'anno i doni anche per te, dal primo di gennaio a dicembre 23. Senza sosta noi facciamo mille giochi e più, i bimbi accontentiamo e tra questi ci sei tu. I bimbi accontentiamo e tra questi ci sei tu. Parti col martello, il treno fa ciuc ciuc. Suona il campanello, guarda l'orso di peluche. La bambola che balla, un pazzo e lo yo-yo. Il dondolo e la palla, eppure un cario. E noi fabbrichiamo tutto l'anno i doni anche per te. Dal primo di gennaio a dicembre il 23. Senza sosta noi facciamo mille giochi e più. I bimbi accontentiamo e tra questi ci sei tu. I bimbi accontentiamo e tra questi ci sei tu. Milioni di dolcetti di grande qualità. Facciamo anche i pacchetti e il treno è pieno già. La lista è nominale, nessuno scorderà. E poi dopo Natale chi si arriverà. Noi fabbrichiamo tutto l'anno i doni anche per te. Dal primo di gennaio a dicembre 23. Senza sosta noi facciamo mille giochi e più. I bimbi accontentiamo e tra questi ci sei tu. I bimbi accontentiamo e tra questi ci sei tu. Allora, qualcuno naviga in brutte acque ghiacciate. Calma, calma, miei famelici lupettini. Chi di voi nanerottoli dal sangue caldo ha distrutto il mio giardino di ghiaccio? Ebbene? Superba mira, madame. Io voglio dei nomi. Sei stato tu? Non mi permetterai mai vostra gelida regalità. Metti subito giù quel folletto. Tormentilla, vuoi spiegarmi questa irruzione? I tuoi folletti hanno devastato il mio bellissimo giardino di ghiaccio e voglio che sia fatta giustizia. Come fai a sapere che il colpevole sia proprio uno di loro? Ma è semplice, perché ho trovato questo cappello sulla scena del crimine. Vi basta? Faremo subito luce sulla faccenda. Venite tutti fuori. Non dovete avere paura. Allora, voglio sapere a chi appartiene questo cappello. Avanti, siate onesti. Ecco. Grazie.
Ti scongiuro, non permetterle di prenderci capo. Siamo troppo giovani per morire. È stato un incidente, capo. Davvero? Un incidente? Sì, certo, come no. Ve lo faccio vedere io l'incidente. Fatti da parte, nonnetto. Chiuderò questi sciagurati nel mio castello di ghiaccio. Non li richiuderai da nessuna parte. Come osi ostacolare la giustizia? Consegnameli, altrimenti io... Io chiuderò al pubblico il mio ponte di ghiaccio per sempre. Oh no! Ma Tormentilla, il tuo ponte è l'unica via per attraversare il grande abisso. Se lo chiudi, saremo tagliati fuori. Allora consegnameli. No, non posso. Da questo momento il mio ponte è chiuso. E se qualcuno oserà attraversarlo, seppellirò il Polo Nord sotto la più terribile tormenta che abbia mai scatenato. Sto parlando di grandine, sto parlando di neve, sto parlando di ghiaccio e di un vento così gelido che spazzerà via i due peli che hai in testa, Babbino Natale. Cara, allora fa come ti pare. Buona giornata, Tormentilla. Ce la darà lo stesso la promozione. Togliti quell'affare. Zucca vuota! Oh, Giovacchino, non ci resta che aspettare. Che cosa, madame? Come sarebbe che cosa? È semplice che prima o poi qualcuno si azzardi ad attraversare il mio ponte. E quel giorno io scatenerò una tale tormenta che Babbo Natale resterà disoccupato per sempre. Che gusto! Diventerà Babbo Natale! Cos'hai da ridere, Giovacchino? Chiudi il becco e guida sotto specie di pinguino. Buongiorno, cuccioli. Buongiorno, signorina Perfettini. Allora, vediamo che cosa avete imparato sulla storia delle renne. Come fa Babbo Natale a scegliere le renne volanti della sua slitta, Zaira? Una volta l'anno Babbo Natale convoca i giochi della gioventù delle renne. È una grande opportunità per distinguersi davanti a Babbo Natale. E se riesci a far colpo su di lui durante i giochi, un giorno può chiederti di diventare una renna volante. Come sapete, cuccioli, tutte le renne volanti portano l'ambita medaglia al valore. Ma chi di voi sa dirmi esattamente come si conquista quella medaglia? Con grande coraggio, tanto carattere e un cuore sincero. Esatto, Rudolf. Ma la prossima volta, per favore, alza lo zoccolo. Mio padre Cupido dice che sono nato per fare la renna volante, proprio come lui. Non vantarti troppo, Freccia. Pure io diventerò una renna volante. Pure io. Non con quel naso, caro mio. Sei buffo e ridicolo, non ce la farai mai. Ora basta, fate silenzio. Puoi sempre lavorare in un circo, che ne dite? Rudy, il rifiuto dal naso rosso non diventerà mai una renna volante, al massimo una rana gracchiante. Dove vai, Rudolf? Torna subito qui. Poverino, non è giusto. Rodo! Odio avere un naso così. Perché non posso avere un naso normale come tutti gli altri? Lo nascondo. E nessuno riuscirà mai più a vederlo. Rimarrò così per tutto il resto della vita. Acci! Salve, giovanotto. Buongiorno, signore. Hai perduto qualcosa? No, signore. Mi scusi. Tu devi essere Rudolf. Come fa
fatto indovinare? Sempre piuttosto infreddolito. So che vorresti diventare una renna volante come tuo padre. Non mi vorrà mai per la sua slitta, signore. Non con questo naso, vero? Trovo che il tuo naso sia meraviglioso, figliolo. Ma tutti gli altri mi prendono in giro, mi coprono sempre di insulti, io ci sto tanto male. Come siamo esteriormente non conta, figliuolo. Quello che conta, giovanotto, quello che conta veramente è ciò che abbiamo dentro il nostro cuore. E per quanto posso constatare, un cuore grande come il tuo non si incontra facilmente. Ricordati, Rudolph. Io considero ogni renna del villaggio e anche ogni elfo come uno di famiglia, in realtà. Tu ascoltami e riacquisterai fiducia e dignità. Tutti quanti sono importanti, è questo il mio ABC. Tutti quanti, anche tu, hanno un compito, è così. Non devi piangere, sei ancora giovane, crescendo capirai. Non scoraggiarti mai, quanto vali mostrerai, è questo il mio ABC. Per far volare in alto la mia slitta, beh, non servo muscoli, ma un cuore limpido. La cosa principale è che tu creda in te, se tu ti applichi, ci riesci subito. E su nel cielo volerai, io lo so che tu puoi farlo se ci metterai il cuore. Tutti quanti sono importanti, è questo il mio ABC. Tutti quanti, anche tu, hanno un compito, è così. Ogni tuo sentimento non tenerlo dentro, tu mostralo e vedrai che sempre otterrai tutto quello che vorrai. Ed è la vita ad andare così, non arrenderti mai, non arrenderti mai, è questo il mio ABC. Ci vediamo alla mia partenza, alla vigilia di Natale. Sì, può contarci, signore. E siamo alla vigilia di Natale ormai, è tutto pronto, sai, c'è il solito via vai. Allaccia la cintura, cara, e guida con cautela, tesoro. Ciao. Renne appello! Guizzo! Saitta! Cometa! Schianto! Tuono! Cupido! Ballerino! Lampo! Padre, è magnifico, hai visto che bei finimenti? Non riesco a vederlo, mamma! Buon Natale! Siete i migliori! Evviva! 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 The moon is right, the spirits are, we're here tonight, and that's enough, simply. Christmas.
Anch'io volerò come loro. Signore e signori, la più giovane renna volante riceve la medaglia al valore. Ecco a voi, Rudolf! Grazie a tutti, vi ringrazio davvero molto. Vorrei ringraziare i miei genitori per aver creduto in me. Anche Babbo Natale per aver reso possibile tutto questo. Ma soprattutto vorrei ringraziare con tutto il cuore la reina dei miei sogni, Zaira. Oh, santo cielo! Non sentirti in imbarazzo. Non immaginavo che tu fossi qui. Mi è piaciuto il tuo discorso di ringraziamento. Davvero? Ti va di fare una passeggiata? Vorrei essere tua amica, Rudolf. Veramente? Non ti vergogni di farti vedere in giro con me? Non mi importa niente di quello che dicono gli altri. Sì, però il mio naso... Non penso affatto che il tuo naso sia buffo. Ah no? È unico, proprio come te. Un mito. Non avevi idea di essere unico. Guarda, siamo sotto al vischio. Sai cosa significa? Che adesso dovresti baciarmi. Cosa state facendo voi due? Stavamo solo parlando. Secondo me vi stavate baciando. Non c'è motivo di essere geloso, siamo solo amici. Geloso? Di Rudy il rifiuto dal naso rosso? Non farmi ridere. Non è affatto un rifiuto. Figurati. Avanti, andiamo. Mi dispiace, Rudy. Ciao. Perdente. Avanti, girati. Ti prego, girati, Zaira. Girati. Durante i giochi, Rudolf? Ah, sicuramente noterà anche te, Zaira. Sono molto felice che siamo amici. Pure io. Ma vedi... Cosa c'è? Ecco, quello che voglio dire è che... È un portafortuna. Un mito. Chi arriva ultimo fa penitenza. Una volta l'anno si svolgono questi giochi in onore delle possenti renne che trainano la mia slitta ad ogni vigilia di Natale. Mi auguro che si possano scoprire oggi le renne volanti di un domani. Ma basta parlare, si dia dunque inizio ai giochi! E adesso, come
prima gara della giornata d'apertura, la corsa delle slitte! Perché hai il ciondolo di Zaira? Me l'ha dato come portafortuna. Guarda che lei sta con me, hai capito, sì? Non è un trofeo e dovresti smetterla di trattarla come tale. Ai vostri posti? Pronti? E allora via! Freccia gioca sporco! Possiamo batterlo lo stesso! Forza, Rudolph, corri! E vai! Zaira è carina con te solamente perché le fai pena, povero illuso! No, non è vero! Oh, sì che è vero, invece me l'ha detto lei! Ce l'ha fatta! Per mille renne vince Rudolph! Sì, sei squalificato per uso illecito di naso rosso brillante. Ma io? Sei automaticamente escluso dal resto dei giochi. Ma non farlo! Ha vinto Rudolph! È lui che ha vinto! Mi dispiace, Rudolph. Non è colpa tua, Druso, sei stato in gara. Il giudice arbitro, per squalifica dell'avversario, proclama vincitore Freccia! Ma no! È oltraggioso! Oh, Babbo Natale, lo sai anche tu che non è giusto. Ma la decisione finale è sempre spettata al giudice arbitro, non a noi. Hai barato. E allora? Comunque sia, ho vinto io. E adesso Babbo Natale mi noterà. Non sarai mai una renna volante. Loro sono coraggiose, hanno carattere e un cuore sincero come Rudolph. Ma lui ha quel ridicolo naso rosso. Oh, sei così meschino. Ma Zaira, io... Da questo momento non stiamo più insieme. E a questo punto siamo arrivati ad una prova importante, la gara di salto. Ma non può squalificarlo dal resto dei giochi. Mi dispiace, ma la decisione è irrevocabile. Ma il fatto di avere quel naso non dipende da lui. Purtroppo è nato così. Quel suo naso è stata una sciagura. Prometto che un giorno sarai fiero di me, papà. Solo me ne andrò, non so cosa farò, ma sogno di stare insieme a te. Io non mi piegherò, il mondo sfiderò, solo se tu sarai vicino a me. Mi chiedo dove stai,
Se al buio tu vedrai tutte le stelle che brillano per te, so che non ti arrenderai e né tu penserai mi basta un segno per correre da te. Risplenderà nel buio della notte la mia luce. C'è nessuno? C'è nessuno? A questo punto tanto vale dormire qui. Alza le tende, usurpatore! Questa caverna è mia, brutta imitazione di un alce! Sono stato io a trovarla per primo! Guarda che non sono un alce, sono una renna! Oh, in quanto a voce sembri una cornacchia. Comunque sia, preparati ad essere buttato fuori. Si salvi chi può. Oh, volevo vedere se stavi attento. Si salvi chi può. Sono salvo o no? Fase 2! Gira! 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 Allora, ti arrendi! Ti arrendi! Ti arrendi! Comunque sia, sono un tipo ospitale. Benvenuto nella mia caverna. Grazie. Di un po', un nome ce l'hai? Rudolf. Io Volpinio, ma preferisco Scheggia. Piacere di conoscerti. Allora, da cosa stai fuggendo, giovanotto? Chi dice che io stia fuggendo da qualcosa? Ah, che ci vuole? È ovvio, sei un libro aperto per me. La tua famiglia non ti ha mai capito. I tuoi amici ti hanno tutti voltato le spalle. E a un certo punto della tua vita hai deciso di andare via perché non ne potevi più. Un mito? Sei uno forte. Già, comunque, ho un piccolo segreto per te. Quando le cose vanno male, e intendo dire molto, molto male, non ti devi disperare, perché potrebbero andare peggio. Da retta a una vecchia volpe. Se il bicchiere è mezzo vuoto e il futuro è tutto nero, non serve un terremoto ma un semplice pensiero, che al peggio non c'è fine. Pensa se sei nel deserto, col caldo che fa, senza acqua sconcerto, dune a volontà. Ammetto che dura, ma ti passerà, se pensi che anche peggio va. Per ogni passo in avanti, torni indietro di tre, di guai ne hai tanti, ma ricordati che sì, potrebbe andar meglio, tutto supererai, se riesci a non abbatterti mai. Per ogni passo in avanti, torni indietro di tre, di guai ne hai tanti, ma ricordati che sì, potrebbe andar meglio, tutto supererai, se riesci a non abbatterti mai. Ricorda non abbatterti mai. E ora il gran finale. Ricorda non abbatterti mai.
un po'. Da dove spunta quel nasone rosso che ti brilla al buio? Ecco, non so di cosa tu stia parlando. Mamma mia, quante storie! Voglio solo darci un'occhiata. Coraggio, ridi pure. Ci sono abituato, lo fanno tutti. Perché non provi a rilassarti un po'? Dai, attacca pure, tanto il repertorio è vasto. Con il mio naso posso bloccare il traffico. Ho una personalità brillante. Beh, devo dire che non sono poi malato. E questo è niente. Il mio è un naso o una decorazione natalizia? Ah, buona questa! Ah, che ridere! Rudolf! Rudy! Guarda, ha lasciato un biglietto. Cari mamma e papà, addio per sempre. Con amore, Rudolf. Permesso? Sì? Salve, potrei vedere un momento Rudolf, per favore? È scappato. Cosa? È andato via. No, devo ritrovarlo. Allora, ciliegino, cos'hai nella borsa? Niente di importante. Ehi, aspetta, non ci possono essere segreti quando si è amici. Mascheggia, sono cose personali. Andiamo, quante storie, voglio solo dare un'occhiata. Guarda cosa hai combinato. Lo so, il mio soprannome è Bertuccia. Un orsacchiotto di peluche. E questo splendido cuore, chi te l'ha regalato? Scusami, ma non ho voglia di parlarne. Non dire una parola di più. L'amore è tutta roba per sciocchi. Vediamo di schiacciare un sonnellino. Rudolf è là fuori. Al buio e al freddo. Per favore, Babbo Natale, abbiamo bisogno di aiuto. Non si era mai trovato da solo finora. Babbo Natale, non troviamo Zaira da nessuna parte. Oh, santo cielo! Comunque sia, non preoccupatevi. Mando fuori immediatamente una squadra di ricerca e vi prometto che riavrete i vostri figli a casa entro Natale. Baldo? Druso? Sì, signore! Ho un importante incarico per voi. Anche se l'ultima volta l'abbiamo delusa, capo. Tutti meritano una seconda occasione, Baldo. Devo assolutamente trovare Rudolf, anche se per farlo dovrò attraversare il ponte di Tormentilla. È proprio quello che stavo aspettando, Giovacchino. Prepara la slitta. Non si fa, non si fa. Hai attraversato il mio ponte.
Grazie a te scatenerò la tormenta che seppellirà Babbo Natale per sempre. Povera Zaira, non può passare, non può scappare. Cosa si può fare? Cosa ho combinato? Ciliegino, svegliati! Valanga in arrivo! Accidenti, l'ingresso della caverna è bloccato! Non possiamo più rientrare! Poteva pure andarci peggio, Scheggia. Peggio di così? E come? Potevamo rimanere intrappolati là dentro. Già... ottima osservazione. Muoviamoci. Troveremo una caverna persino migliore di questa. Rudolf! Zaira! Vedi niente? Solo un mucchio di neve. Dobbiamo trovarli a tutti i costi, Druso. Non vorrai deludere ancora Babbo Natale. Posticino, niente male. Ha pure un bel panorama. Coraggio, entriamo. Visto? Ah, te l'ho detto che avremmo trovato una caverna migliore. Scheggia, credo che sia già abitata da qualcuno. Tranquillo, lascia parlare me, ciliegino. Salve, signore. Ci scusi per l'intrusione, ma siamo sovrintendenti ai beni cavernali. Ecco. Certamente lei saprà che lo scioglimento della calotta polare, dovuto all'effetto serra, ha reso alcune caverne pericolosamente inagibili. Perciò la prego di farsi da parte mentre ispezioniamo con cura lo stabile. Smamare. Fa tutto quello che faccio io. Oh oh. Oh oh. Caspiterina, questa caverna potrebbe crollare da un momento all'altro, va immediatamente abbandonata! No, 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 non si preoccupi, non è il caso di ringraziarci, facciamo solo il nostro lavoro. Adesso la saluto, au revoir, bye bye, hasta la vista. Povero idiota, sono un artista. È andato tutto liscio come l'olio. Non è stata per niente una cosa carina, Scheggia. La dura legge della sopravvivenza, o noi o quel babbeo trombone. Quel delizioso padrone. Tu mi hai preso in giro. Beh, a questo punto io mi ritiro. Salve, signor orso polare. Mi chiamo Rudolf. Mi dispiace di averla ingannata. È vero, abbiamo sbagliato. Ma avevamo tanto freddo e fame e non sapevamo dove andare. Allora perché non l'avete detto subito? Io sono Leonardo. Buon appetito, spero che vi piaccia. Ah, è tutto squisitissimo. Dì un po', ma come hai fatto? Gli ho soltanto detto la verità. Questa è nuova. Sempre lavorare in un circo, che ne dite? Guarda che Zaira è carina con te solamente perché le fai pena, povero illuso. Quel suo naso è stata una sciagura. È stata una sciagura. Io...
Ciao, Rudolf. Sai come mi chiamo? Ci siamo già conosciuti. Siamo le fatine delle luci nordiche e ti abbiamo tenuto d'occhio. Siamo grandi ammiratrici del tuo meraviglioso naso. Meraviglioso? Vedi, Rudolf, tutti hanno una luce che li illumina dall'interno, ma solo pochi fortunati riescono a far brillare la loro luce interiore in modo che il mondo intero possa vederla. Ora, Rudolf, ascoltaci con attenzione. La tua amica Zaira corre un terribile pericolo. Cosa? È nella prigione di ghiaccio di Tormentilla. E solamente tu puoi salvarla. Come? La tua luce la salverà, Rudolf. Ma prima di tutto devi imparare ad usarla. Perciò adesso chiudi gli occhi. Pensa a tutti quelli a cui vuoi bene e che a loro volta ti vogliono bene. Lascia che questo amore ti illumini il cuore. Ora lascialo fluire fuori come una luce splendente. Fai risplendere quella luce, Rudolf. Avanti, puoi farcela. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, un mito. Aspettate, tornate indietro. Scheggia. Oh, salve, Gino. Ma che ci fa qui questo sacchiotto? Vedi, sono sonnambulo, devo averlo preso. Ho bisogno del tuo aiuto. Beh, per quanto mi riguarda, io non vado oltre. Trovo che il tentativo di salvare la tua amica sia senza speranza. Conosco un passaggio segreto per il castello di Tormentilla, le catacombe di ghiaccio. Ma bravo, l'unico piccolo neo è che nessuno è mai uscito vivo dalle catacombe. Io sono pronto a rischiare. Devo salvare Zaira. In tal caso io vengo con te. Ti supplico, ciliegino, non fatelo. Appena attraverserete quel ponte, i lupi di Tormentilla vi salteranno addosso da tutte le parti. Le fatine mi hanno detto che devo usare la mia luce. Seguimi, Leonardo. Io non ci penso per niente, non è mica scemo il sottoscritto. Comunque, buona fortuna. Qualcuno sta attraversando il mio ponte. Mostrami il ponte. Ma che diamine, deve essere guasta. Grazie. Questa deve essere l'entrata. Che ne diresti di un po' di luce, amico? Proviamo quella lì. Risplenderà la luce tua, mi salverà. Le nostre impronte. No, siamo tornati al punto di partenza. Aspetta. Ascolta. È Zaira. La tua luce. Seguiamo la sua voce. Mi guiderà. Risplenderà. È più vicino. Non uscirà mai più da qui. Rudolf! Sono venuta a salvarti, Zaira. Oh, Rudolf. Piacere di conoscerti, Zaira. Sono Leonardo. Tranquilla. Adesso ti libero. È più resistente del previsto. Vi servirebbe la chiave. Dove la troviamo? Eccola qui. Ah!
Benvenuti all'Hotel Tormentilla, miei graditi ospiti. Facci uscire subito. Te ne pentirai quando Babbo Natale verrà a saperlo. Babbo Natale non avrà tempo per te. Avrà ben altro a cui pensare. Vedi, la tua amichetta ha attraversato il mio ponte proibito e sto per scatenare la peggiore tormenta del secolo. Ma ormai è quasi Natale. Una tormenta rovinerà tutto. Musica, maestro. Io provo un certo gusto nel fare confusione con neve o grandine o un semplice acquazzone. Ho un brivido di gioia, prepara palevanga, io sto per scatenare una terribile valanga. La terra tremerà, il ghiaccio aumenterà, e questo sai perché? Lo devo solo a te. Il ponte hai superato, lo spunto tu m'hai dato. Io metterò tutti i capo, il mondo oscurerò. E Babbo Natale, che io detesto, si bloccherà, per lui sarà presto. Mi divertirò, il mondo oscurerò. Se lui fa oh oh oh, giuro che mi fa impazzire. Doni qua, doni la buffonata a non finire. Ma lo punirò, distruzione porterò. Lui e la sua slitta io per sempre fermerò. La terra tremerà, il ghiaccio aumenterà, e questo sai perché? Lo devo solo a te. Il ponte hai superato, lo spunto tu mi hai dato. Io metterò tutti i capo, il mondo oscurerò. Basta, grazie. Vi adoro, siete magnifici. Ti garantisco che non la passerai liscia. Allora sta a guardare. Tu hai un iceberg al posto del cuore. Adulatrice. Mia piccola renna dagli occhi dolci, sei stata tu a rendere possibile questa tormenta. Te ne sarò grata in eterno. Dispiace, ho rovinato tutto quanto. No, figurati. La colpa è solamente mia. Ma io ho attraversato il ponte. Perché io sono scappato. Sì, però non l'avresti fatto se io avessi avuto il coraggio di dirti che per me tu significhi tutto. Fantastico, un mito. Ecco, visto che ci siamo, ogni volta che ti vedo il mio cuore va a 2000. Nuvoloni, piogge e ghiaccio, neve, grandine, un tempaccio. Di venti ne voglio almeno 30. Posso creare e scatenare una terribile tormenta. Il tempo è cambiato all'improvviso, capo. Tormentilla, qualcuno deve aver attraversato il suo ponte. Visto cosa succede quando si lascia guidare una missione di soccorso da dilettanti? Scheggia! Ta-da! Devi prendere la chiave per liberarci. Ce l'ha al collo Tormentilla. Ma non mi dire, perché mi caccio sempre nei guai? Chi me lo fa fare? Mannaggia,
stai facendo? Niente, sto rubando la chiave della prigione. Rimettiti pure a dormire. D'accordo. Buonanotte. Ah, chi l'avrebbe mai detto? Questa cosa della verità funziona. Che ne dite di togliere il disturbo? Questa qui. No, quella lì. Quella che dice Scheggio. Oh. Presto, torniamo indietro. Ma come? Vi ospito gratis nel mio esclusivo hotel e volete già andarvene? Non avete un minimo di riconoscenza. Non si fa, non si fa. Vediamo un po' chi congelare per primo. Una vocina mi dice che sei tu, Zaira. Sei pronta? Lasciala stare! Cosa pensi di fare per impedirmelo? Far precipitare un ghiacciolino in difesa come me! Afferra le mie corna, ti tiro su io! Ho paura! Avanti, sbrigati! Ah, alla fine, Rudolf! Mi hai appena salvato la vita. Non potevo lasciar cadere un ghiacciolino come te. Oh beh, potevi anche farlo. Ma per fortuna non l'hai fatto. Bene, siete liberi di andare. Diciamo che con questo siamo pari. Eh no, devi esaudire prima un suo desiderio. Desiderio? E perché mai dovrei farlo? Perché lui ti ha salvato la vita. E per essere pari, devi esaudire un suo desiderio. Sono queste le regole, Tormentilla. Confermo quanto dichiarato dalla volpe. Sono queste le regole, madame. Volete dire che ho diritto a un desiderio? Qualsiasi cosa. E va bene, però cerca di deciderti prima che faccia giorno. Io voglio... Ecco, io voglio che tu diventi buona. Che razza di desiderio è? Ma Rudolf, puoi chiedere tutto quello che ti pare. Sì, ciliegino, coraggio. Pensa in grande. Sì, perché hai diritto a un solo desiderio. Fermi tutti, ho trovato. Ho avuto un'idea geniale. Che ne diresti di un naso normale? È splendido, no? L'hai sempre desiderato, vero? Bastano parole, l'avrai, figliolo. Io voglio che tu diventi buona. Guarda che sei un testone, ma scegli qualcos'altro. Voglio solo che tu diventi buona. Il Polo Nord inizierà a essere terribilmente noioso. Con i gelidi poteri che ha la mia persona, esaudisco i desideri. Voglio diventare buona. Giovacchino, tesoro mio piccolino. Ti do un bel bacino. Per favore, qualcuno potrebbe farla tornare come prima. Scusa, però, in effetti non sembri granché diversa. E invece sono cambiata, Rudolf, sono cambiata dentro. Allora fai smettere la tormenta. Beh, lo farei se potessi, ma... Ma? Una volta scatenata, la tormenta deve seguire il suo corso naturale. Purtroppo non ho più il potere di fermarla. Usate il mio ponte, è la via più breve per tornare a casa. Oh, a proposito, buon Natale a tutti! Ciao, ciao! Accidenti, come faremo? Non si riesce a vedere niente. Forse questo ci aiuterà. Sei meglio di un faro, ciliegino. Non riusciremo lo stesso ad arrivare a casa. Il tempo sta peggiorando. Baldo e Druso! Le cose vanno male, il vento soffia forte e Babbo Natale raduna la sua corte. Devo riconoscere che è la peggior tormenta di tutti i tempi. Fiocchi di neve e chicchi di grandine grossi come fagioli, troppo pericoloso per volare. A questo punto non ho scelta. Sono costretto a cancellare la partenza della vigilia di Natale. Oh, no!
anche. Capo, guardi. Che succede? Oh. Guardate, la luce sta aumentando. Laggiù. È il mio Rudolf. Oh, Zaira. Finalmente. Rudolf. Eravamo in pensiero per voi. Baldo e Druso, ottimo lavoro. Mi dispiace di avervi fatto preoccupare. Arriva! Arriva! Siete stati bravi! Rudolf! Sai, il tuo splendido naso luminoso mi ha fatto venire un'idea talmente pazzarella che potrebbe anche funzionare. Ti dico cosa ho in mente, visto che tu, Rudolf, con quel naso luce dai, la mia slitta guiderai. Ti va? Sarà un grandissimo onore per me, Babbo Natale. Evviva! Evviva Rudolf! Figliolo, manca solo una cosa. Che cosa, signore? Ogni renna volante ha bisogno di una di queste. Rudolf, per il grande coraggio dimostrato, per la forza di carattere e il tuo cuore sincero, ti proclamo renna volante a tutti gli effetti. Un mito, signore! Cioè, volevo dire, un mito. Congratulazioni, ciliegino! Cerca di fare attenzione là fuori. Voi siete i migliori amici che abbia mai avuto. Buona fortuna, Rudolf. Allora, il centro della tormenta ruota attorno al polo nord per 100 miglia. Se riuscissimo a superarlo, il resto del viaggio non dovrebbe costituire un problema. Ma non voglio illudervi, sarà un viaggio duro e pericoloso. Comunque, grazie a Rudolf e al suo meraviglioso naso in testa alla fine, direi che abbiamo delle buone possibilità di riuscita. Unendo lo sforzo di tutti potremo farcela, signore. Lo credo anch'io, signorino. Ce la faremo! Sì, ce la faremo! Ce la faremo! Evviva Rudolf! Sono fiero di te, figliolo. Renne, appello! Guizzo, saetta! Cometa! Schianto! Tuono! Cupido! Ballerino! Lampo! Rudolf! Illuminaci la strada, Rudolf! Sarà un piacere per me, signore! Più veloci, più veloci! Possiamo batterla questa tormenta! Ne sono certo! Anche se una strada in salita tu troverai, che ti costa fatica e tempo ora non hai. Prova a cercare aiuto e lo scopo avrai ottenuto. Tu con gli altri, tu con gli altri ce la fai. Anche se tu sei giù e una via d'uscita non vedi più, con gli altri riuscirai a volare in alto sempre più su. Devi provarci anche tu, se ti troverai solo in un mare di guai. Non farti sopraffare mai, quanto pali mostrerai. Con gli altri, tu con gli altri riuscirai. Tu con gli altri, tu con gli altri ce la fai. Tu con gli altri. Guardate! Dirai. Ce l'abbiamo fatta! Venga a vedere, madame. Babbo Natale le ha portato un bellissimo regalo. Buon Natale, Gioacchino. Buon Natale anche a lei, madame. Leo, guarda! Guarda sotto!
sotto l'albero. Sì, Liagino ci ha lasciato dei regali. Caro Leonardo, buon Natale, il tuo amico Rudolf. Oh, così starò al calduccio. Caro Scheggia, le cose non potrebbero andare meglio. Il tuo amico Rudolf. Mi scuseresti un attimo? Che gioia! C'è già guizzo, saetta, cometa e schianto, tuono, cupido, ballerino e lampo. Ma ricordi già la più nota renna che è qua? Rudolf dal naso rosso, che è lucente più che mai, se poi lo guardi bene dire splende assai. Tutti gli danno addosso, sfottano quel naso in su. Ai giochi delle renne non parteciperà più. Ma una notte di foschia Babbo Natale fa. Con quel naso luce dai, la mia slitta guiderai. E tutti lo amerai. Slitta guiderai. E tutti lo ameranno, l'allegria riporterà. Rudolf dal naso rosso, alla storia passerà. Alla storia passerà. Cosa farò, ma sogno amore di stare insieme a te. Io non mi piegherò, nel mondo sfiderò, solo se tu sarai vicino a me. Se credi nell'amore, il sole accenderai. Se aprirai il tuo cuore, anche tu capirai, capirai. Risplenderà, non sarò più solo. Riscalderà il gelo del mio cuore, rischiarerà il buio del notte nella mia luce, ti guiderà, risplenderà. Chiedo dove stai, se al buio tu vedrai tutte le stelle che brillano per te.
stanotte. E la mia luce mi guiderà, risplenderà. Solo quando ci sei tu, paura io non ho. Senza te non ci sto più, e io ti aspetto.